gas in Etiopia, i giornalisti americani presenti là, che poi hanno scritto i loro libri di memoria, tutti dicono di aver saputo che stavano usando il gas le truppe italiane. Quindi mi stupisce che a noi negli anni 90 la polemica del Boca Montanelli, dice no, non hanno usato il gas, e Boca dice guarda, ci stanno i telegrammi di Mussolini che autorizza, quindi non dire bugie. Ma gli americani non dicono nelle memorie, si può leggere dei giornalisti che sono in Etiopia negli anni 30, fino agli anni 30 raccontano, dicono apertamente, esplicitamente, stanno usando il gas. E devo dire che lì avviene una sorta di rottura. La rottura perché, insomma, i grandi giornali, insomma, il garantismo americano, qui c'era un governo legale, che era quello dei repubblicani, c'è un'insurrezione, un'insorgenza di tipo dittatoriale e quindi c'è il tentativo di abbattere la Repubblica. Quindi si capisce che matura questa rottura. Ma matura anche con le leggi razziali, che sono molto importanti per capire un atteggiamento americano nei confronti del fascismo. Intanto perché subito Mussolini espelle due giornalisti che non erano americani, erano anglosassoni, ma lavoravano per giornali americani, ma erano ebrei. Li cacciano tutti e due. Poi dirà, ma non è perché sono ebrei, li cacciano perché sono stati cattivi, hanno scritto delle cose, in realtà. Diciamo all'indomani della provocazione delle leggi razziali, queste le responsabilità non facciamo. Poi da quel momento si assiste a una sorta di, veramente di paradossale gioco di piattino tra Mussolini che nega l'applicazione rigorosa delle leggi razziali con la stampa estera e la stampa estera, gli americani italiani che ne denunciano invece tutti gli aspetti. Per cui comincia a diventare difficile per il giornalismo americano coesistere, convivere con questa realtà. E qui devo dire che inizia la strage degli innocenti. Se dal 25 al 35 gli espulsi americani sono due, i giornalisti espulsi sono due, Serres nel 25 e 35 data, dal 36 al 40, al 41, l'entrata, diciamo, inizio della guerra stabile in Italia, diciamo, sono qualcosa tra i 25 e i 30, cioè appena qualcuno scriveva qualcosa, garbava, veniva mandato via. Ora, come funzionava purtroppo? Non solo con quella triangolazione che vi ho detto, ma il fascismo mette in movimento anche altri strumenti di controllo, naturalmente, perché non è contento solo di quanto scrivono, ma addirittura vuole capire che cosa pensino. Intanto le intercettazioni telefoniche all'archivio centrale sono riuscite a trovare buste su buste di testi di intercettazioni telefoniche. Questi erano tutti i telefoni sotto controllo. Alla presidenza, siccome il servizio che faceva le intercettazioni era chiamato il servizio speciale di Serbato, e dipendeva direttamente da Mussolini. Loro riferivano a Mussolini. Era un servizio incredibilmente efficace. Sotto Palazzo Chigi c'erano 400 ascoltatori che conoscevano anche le lingue e stenografavano. Sembra poco, potevano controllare qualcosa tra le 2000 e le 2500 linee telefoniche, quindi un complesso enorme. Vi dico subito che questa struttura poi fu lasciata agli alleati che la utilizzarono dopo l'ingresso a Roma, la utilizzarono per stanare i fascisti che si nascondevano e poi gli americani la lasciarono al nostro Ministero di Grazia e Giustizia, che sono le intercettazioni, cioè il sistema di intercettazioni che erano, quindi diciamo fino, diciamo, in qualche modo, naturalmente perfezionato dal punto di vista tecnologico, però quello era, come dire, il giro. Ora, questi intercettavano le sedi dei giornali, le case private e c'era un filo diretto, loro si trovano i passaggi stenografati e tradotti in linguaggio leggibile, si trovano
notte del giorno, loro ce lo dicevano, chi stava negli Stati Uniti, e quindi c'è tutto, c'è insieme con momenti, ma questo è matto, ma che sta facendo, adesso va a dare fastidio all'Etiopia, sono partiti 3.000 da 15 cantando faccenda nera, cioè ci stanno, c'è tutto, queste intercettazioni. E occorre dire che addirittura c'era l'intercettazione preventiva, quando Matthews finisce la guerra di Spagna e viene mandato in Italia, lui dice guardate, non mandate perché mi cacciano. In realtà non ha tutti i torti, perché la prima intercettazione, appena arriva in Italia, lui, la prima telefonata che fa intercettata, io l'ho presa per fatto anche su internet, perché c'è il commento sopra, questo vedetelo d'occhio perché sarà il primo a fare le valigie, cioè il commento del responsabile del piccolo importo che poi leggeva l'intercettazione è molto chiara, vedetelo d'occhio perché questo sarà il primo a fare le valigie, oppure anche il Corelli, Cialtrone, ma come prende i soldi da noi e poi invece dice queste cose, insomma, e anche sono intercettori anche commentati. Quello è il primo controllo, ma un altro insidioso è attraverso l'opera. L'opera in che senso? Beh, l'opera era questa polizia segreta che appunto controllava sostanzialmente e riferiva. Rete capillare estesissima. Come controllavano questi giornalisti americani? Beh, molto facilmente. In che senso? Beh, intanto il giornalista americano che arrivava in Italia chiaramente aveva difficoltà con la lingua e qualche difficoltà anche nel capire subito il contesto in cui avrebbe dovuto operare. E quindi chiedeva a Michael Pop un aiuto, chiedeva un collega che conoscesse l'inglese per in qualche modo avere quindi questa facilitazione o addirittura qualcuno che leggesse i giornali italiani e poi ne traducesse, quindi comunque collaboratori. E li piazzavano subito l'opera. Nicol Pop prendeva e proponeva, e questi erano in genere giornalisti che avevano l'esperienza degli Stati Uniti, conoscevano la lingua. Io faccio molti esempi per darvi l'idea poi di come fosse popolata poi la controllo anche la scelta dei personaggi. Faccio l'esempio della United Press. La United Press era controllata all'interno da questo Boschetto, Luigi Boschetto, un giornalista, il quale era stato 5 anni negli Stati Uniti, aveva lavorato negli Stati Uniti, era tornato e poi era stato approvato dall'opera. Lui sta dentro la sede, sta proprio un uomo della United Press. Però se voi andate a prendere i fascicoli dell'opera relativi ai giornalisti americani, perché poi ogni giornalista americano ha un fascicolo, è costituito di relazioni spiate fatte da Boschetto. Boschetto riferisce sicuramente tutti i giorni, talvolta anche due o tre giorni, colloqui, quello che aveva catturato, anche confidenze, perché è chiaro che un giornalista americano si confidava con questo collaboratore, parlava, faceva commenti magari un certo tipo, ecco, riferiva. Ora, se poi leggete i libri di memoria di questi giornalisti, è anche curioso, perché ancora li considera amici. C'è l'amico Luigi, che stiamo parlando di questo Boschetto, l'amico Luigi mi ha detto, c'era, l'amico Luigi ha consentito all'opera di fare sul giornalista americano un pacco così di relazioni fiduciarie, spiate, che sono la vita di questo, perché poi questi venivano invitati a casa, conoscevano la famiglia, diciamo, quindi era gente che, quindi il giornalista controllato era un giornalista che in qualche modo in cui si sapeva tutto, il pensiero di mondo, quello non espresso, quello espresso, e viceversa il fascista, il giornalista affidato era effettivamente un fascista affidato, aveva passato l'esame ora. Un altro esempio è il dottor Favozzi, addirittura Favozzi, che invece controlla la International News Service, che poi era l'agenzia di Hearst. Di Hearst è questo magnate non solo del cinema, che lui addirittura
carissimo amico che frequenta e vive la vita di tutti i giorni con il Ferri Gervasi. Un personaggio che invece vorrei citare, meglio di essere citato, è la Missa Sergio. Stampa a con il
andava loro, cioè pochi coraggiosi dicono: io non voglio nulla da te perché voglio avere la libertà di scrivere come credo opportuno. Sono pochi, perché il regime, prima abbiamo detto l'opera e le intercettazioni, ma poi c'è la grandizia, poi c'è la corruzione, allora ci sono i benefits, ci stanno i benefici, ci stanno la corruzione che passa attraverso a te, ti do un'intervista, a te no, tu sei stato cattivo, ci stanno giornalisti che dopo aver scritto un articolo che non andava bene a Mussolini, il dirigente del gruppo lo dice al giornalista, il giornalista una volta che chiede l'intervista gli dicono di no, lo tengono in castigo, poi quando lui scriverà qualcosa che in qualche modo può essere accettata, allora ricomincerà a riceverlo. Ecco, un giornalista che gli toglie la possibilità di fare un'intervista a Mussolini, quindi il giornale è un giornalista a mezzo servizio, e loro questo lo sanno, quindi colpiscono in questa maniera. Oppure viaggio di Mussolini in Tripolitania, datemi l'elenco dei giornalisti che vogliono venire, questo sì, questo no. Al giornalista gli sta togliendo sostanzialmente la materia prima, il suo lavoro. Ecco, quindi in questo senso il rapporto politica è, come dire, in qualche modo libera espressione, poi sarebbe sciocco andarlo a cercare soltanto sulla minaccia o sull'espulsione, sulla sanzione grave. Qui ci stanno queste cose. C'è la possibilità di un regime che può dire, senza che nessuno gli chieda motivo di questo, può dire te no e te sì, a te do certe cose, a te no. E questo pesa moltissimo per la stampa, soprattutto la stampa americana, che poi vuol dire anche, vuol dire, non solo demografica, ma anche produttivistica, che il giornalista che non fa, che non riesce a far pezzi perché si è inimicato i vertici politici, è un giornalista perso, deve cambiare, deve andare un'altra parte. Quindi in questo senso lo studio dice o c'è libertà di espressione assoluta, che significa svincolato da ogni rapporto con il potere politico, o non c'è libertà. E quindi in questo senso l'esperienza di questo giornalismo, d'oltreoceano, è stata per me un'esperienza che sto conducendo e che a me piace molto parte di questo. Finisco solo per dire uno studio che mi ha e mi sta appassionando moltissimo, perché è uno studio che mi fa apprezzare ancora di più poi questo paese, gli Stati Uniti, perché questa è gente che poi ha ammesso di aver sbagliato anche, c'è gente che poi ha fatto una sorta di resa dei conti con se stessi, con la coscienza, e lo ha detto, ma ha scritto, ho sbagliato, ma ha detto, meglio se l'ha detto, quindi ho sbagliato, ma dato un giudizio, ma ero così, non negano, non dicono, ma io, come per esempio tanti ex comunisti devo fare, diciamo oggi, no? Ma io non ero nemmeno comunista, ero una strana sorta di democratico che in qualche modo, mi spiace, io voglio dire, in questo io voglio dire così, io non sono stato, lo dico assolutamente, sono stato in parte comunista per diversi anni, perché negarlo, anzi sono orgoglioso di quella scelta a suo tempo e, come dire, in qualche modo, anzi, mi ha maturato, mi fa tornare su una serie di scelte fatte in un certo modo, mi fa analizzare il contesto in cui si fanno queste scelte, mi fa capire meglio quanto poi lo spirito del tempo direbbero gli italiani, quanto pesi poi sulle coscienze degli individui. Questo conduce a dire una libertà assoluta di espressione o non c'è. Tutto qui. Grazie. Scrive sui giornali più importanti degli Stati Uniti, ed era anche
pare che abbia insegnato alla Columbia. Forse, scusi, mi dica il nome. Giuseppe Antonio Borghese. Ah, come? Golia, cioè, dico io, se non lo sa, gioco Golia, lettura di Golia, ma non c'è la di Golia, di Borghese, di questo pure, nessuno si è occupato. Ora mi sono occupato, so che non è da complicato. Sono problemi di Golia.
sembra che, certo, ci sta, alle domande si risponde, però bisogna anche ricordare e poi in linea di quanto ha detto lei, fino ad ora, altrimenti si deve anche ascoltare e ci va in chiesa se ti va a predicare e poi si esce. Ma posso fare un a certo